Allora, Radio Siani nasce nel 2009 e nasce perché ad Ercolano nel 2007 c'è stata un'importante operazione dell'Arma dei Carabinieri sul territorio, ovvero l'operazione Reset. In questa operazione sono state portate in carcere, sono state arrestate circa 80-90 esponenti dei clan che in quel periodo, negli anni precedenti, si stavano facendo guerra sul territorio, una feroce guerra, sanguinaria guerra, diciamo. Ci troviamo adesso in quella che sono gli studi di Radio Siani, in particolare nella regia. Un tempo era la camera da letto delle figlie, adesso accoglie un lato, diciamo, per i tecnici, la post produzione, e il lato speaker al di là del vetro. Oltre a queste persone che sono state portate in carcere, vennero confiscati 11 beni. Tra questi beni è stata confiscata la casa del boss Giovanni Birra. Nello stesso periodo venne smantellata anche Radio Nuovo Ercolano, questa famosa radio che era la radio della Camorra, gestita dalla Camorra, e che serviva per mandare messaggi e per comunicare con gli affiliati camorristi del territorio, ma anche con i camorristi che erano all'interno del carcere. Radio Nuovo Ercolano era un'emittente pirata che aveva sede, diciamo, nella strada parallela a quella dove attualmente si trova Radio Siani. Utilizzava delle frequenze pirata e veicolava prettamente, diciamo, musica neomelodica. Dalle indagini delle forze dell'ordine è emerso che praticamente questa musica che veniva trasmessa da Radio Nuovo Ercolano non era altro che dei messaggi indirizzati per i detenuti del carcere Zecondigliano e Poggio Reale, dove attraverso delle canzoni ad hoc si inviavano, diciamo, delle domande alle quali poi si riceveva risposta durante i colloqui con i familiari, e quindi si organizzavano le attività illecite sul territorio. Anche attraverso le canzoni venivano utilizzati dei messaggi per decidere della vita e della morte non solo di tante persone, ma anche di un intero paese. Invece adesso ci troviamo nell'ingresso della radio. Ovviamente abbiamo fatto dei lavori, originariamente era tutto fatto da stucco antico, come si può vedere in alto. Ora invece ci troviamo in quella che è la stanza dedicata a piccole conferenze, la stanza riunioni, e un tempo questa era la camera da letto invece. Anche qui, diciamo, sono stati fatti dei lavori, quindi non si apprezza la casa originaria, anche se abbiamo lasciato un unico ricordo del vecchio proprietario che vi faccio vedere subito. Luci verdi, probabilmente aveva bisogno di rilassarsi mentre pensava. In quel periodo a noi serviva uno spazio e con la volontà dell'allora sindaco Nino Daniele si individuò la casa del boss Birra, un luogo da affidare a noi giovani che in quel periodo ci stavamo impegnando. In qualche modo volevamo dare il nostro umile contributo ad Ercolano. Guardando quella che era Radio Nuovo Ercolano e che era stata distrutta, decidemmo di fare nella casa del boss la radio della legalità, quindi da radio della Camorra a radio della legalità. E questa radio non poteva non avere, diciamo, il nome di Giancarlo Siani, perché tutti sappiamo che Giancarlo Siani in Campania è stato l'unico giornalista, l'unico comunicatore che è stato ucciso dalla Camorra. Ci troviamo invece adesso nella stanza dedicata alla redazione della radio, e un tempo cucina, e diciamo adesso invece accoglie le firme lasciate da chi ci viene a trovare. E una delle canzoni, diciamo, che ha fatto poi scattare, diciamo, le indagini successive e sulla quale sono concentrate particolarmente, è una canzone di un cantante che si chiama Nello Liberti, e la canzone il capoclan è nome serio, quindi si andava ad enfatizzare la figura del capoclan. Ci troviamo adesso nella stanza che è rimasta così com'era, ed è il bagno. Ovviamente i gusti del boss erano molto particolari, tant'è vero che i servizi igienici sono tutti numerati e magari pezzi unici. Non è stato semplice, soprattutto il periodo iniziale, perché la diffidenza delle persone, diciamo, lo sguardo, diciamo, abbassato di alcune persone del posto, non capivano effettivamente quello che era il nostro lavoro.
Sì, abbiamo avuto degli episodi di minaccia. Diciamo che a noi non ci piace tanto raccontarli e renderli pubblici, perché oggi molto spesso le persone ci marciano un po' su queste cose. Noi sapevamo che prima o poi ci poteva capitare qualcosa, sinceramente, lo avevamo messo in conto, come dicevo. Però nulla di che, un folle dalla strada, diciamo, sotto al nostro balcone, ha iniziato a minacciarci di morte, a minacciare i ragazzi della radio, ha cercato di intrufolarsi in radio, però fortunatamente nei 3 anni precedenti abbiamo costruito un rapporto di fiducia e di stretta collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, diciamo, e il personale che lavora sul nostro territorio, e questo ha fatto sì che questa persona fosse subito arrestata, diciamo.